Bella, eh? Sembra reale e invece lo è. Questa è la piccola casa nella prateria e questa miniatura mi è stata regalata da un grande artista. Lui si chiama Vince Piscopo e insieme alla sua compagna Rossana sono venuti a trovarci qui a Country Roads e mi ha fatto dono di questa meraviglia. E mi ha fatto anche dono di questo, del Tower of Bass, in compagnia con un mega supereroe di nome Goldrake. Non a caso qui abitiamo in Via degli Eroi, forse è una connessione, ci sarà. Parliamo della casa della prateria, parliamo del fatto che oggi sia il mio compleanno, parliamo di regali, i regali che la vita ci fa. Un altro regalo mi è stato mandato da una famiglia di angeli, la famiglia Oggioni, e io vi ringrazio di cuore. Oggio belli, love you, love, bye. La vita ci fa dei doni, il dono della musica, il dono dell'amicizia, il dono dell'amore, e oggi che è il mio, pensate, 49esimo compleanno, ancora non ci credo, mi sento fortunato, nonostante il periodo, possiamo anche dire, di merda che stiamo attraversando, però a volte dalla merda nascono i fiori, e voi, carità lovers, voi che mi volete così bene, voi che mi venite a trovare, che mi fate questi regali, fate il regalo della vostra compagnia, siete davvero il dono più grande. La casa nella prateria, i due album in uscita sicuramente traggono ispirazione da questa serie, che a sua volta è stata ispirata dai romanzi di Laura Ingalls Wilder, che scrisse di una vita decisamente diversa rispetto a quella che viviamo oggi. Per me la casa nella prateria è il rock and roll, in un mondo che di rock and roll non ha assolutamente quasi più nulla oggi, almeno il mondo della maggioranza. Cosa c'entra una casa nella prateria con il rock and roll? Rock and roll è amore, è peace and love, a volte è fuck you all, ma è andare avanti, nonostante tutto. E andiamo avanti. Lasciamo la casa nella prateria e portiamocela però qui dentro, come io porto qui dentro voi. Love. Century.